Conforto de Aggiornando lo venere mateno, la bella madre si mise in cammino. Lo scontra San Giovanni per la via, che avete matruzze che chiangete. Vai chiangendo e lacrimando che vai cercando l'uomo figlia amata. Se vuoi sapere di un netto figlio inchioso nella casa di Pilato. Che grande padre di Tuppo qui allo porticante sogno la sbendurata di tua madre. Oh cara madre, non può sapere che con catene sogno incatenato, che croce d'anni che ci ha preparato con una cruna di spine pungenti. Oh cara madre, il tindalo maschio che fa le chiova, e fino a corto la da fare, che non passare carnozze di vena. Qui siamo nella confraternita del Santissimo Ecceomo. Questo è il palo, si può uscire per la festa di San Giuseppe, del Santissimo Sacramento, della Madonna del Rosario. Il problema è trovare chi è che lo porta. Le viene portato o sul mento, sulla punta delle dita, sul braccio, dipende come è capace la persona che lo porta. Da un paio d'anni del cane non lo usciamo perché non ci sono persone che lo riescano a portare. Questo è Gaetano, questo qua invece è mio papà. Quando era più giovane se la sentiva di portare, perché non è tanto facile da portare. Il Venerdì Santo è una tradizione molto sentita qui ad Alimena. Inizia con il venerdì mattina, che ognuno esce dalla propria confraternita e si fa il giro del paese per arrivare nelle varie chiese per fare la visita. Durante il percorso si eseguono i lamenti. L'uso dei lamenti risale al 1700, una tradizione molto antica. E Alimena ancora, per fortuna, resta uno dei pochi borghi siciliani che continua a conservare questa splendida tradizione. È un tesoro immateriale che abbiamo il dovere di far conoscere, ma soprattutto preservare. I nostri nonni ci raccontano che negli anni era una cosa ambita far parte di una confraternita. Possiamo dire che per tutti gli alimenesi la Settimana Santa si basa sulla bellezza e sull'esclusività dei lamenti e quindi di queste rappresentazioni delle confraternite. I lamentatori è un gruppo formato da chi fa la voce di prima, chi fa la di seconda, che noi diciamo che fa a ribca, che ripete quello che ha detto che di come prima voce, e poi ci sono i bassi e gli alti. Quello che inizia come prima voce fa... Era... E qua si inserisce il coro, poi continua. E poi, terminato le strofe, che sono due strofe, c'è quello che fa di seconda, che ripete la seconda strofa che ha fatto la prima voce. I lamenti sono dei canti molto particolari, molto antichi, che narrano la passione di Cristo, il dolore della madre, e riescono ad evocare qualcosa di veramente compassionevole. Iniziamo con gli scalini, c'è uno che batte il tamburo, suona il tamburo, e uno che dice: io credo in Dio Padre Onnipotente. Io credo in Dio Padre Onnipotente. Creatore del cielo e della terra. E tutti insieme recitiamo il credo, continuiamo il credo. Negli ultimi tre scalini si recita invece il Padre Nostro. Terminati gli scalini si fa la visita a Gesù in croce, che è morto. E si fa una preghiera vecchia. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù viene deposto dalla croce, viene preparato per la processione che poi inizia alle 8, la processione molto sentita, molto partecipata, dove vengono portate l'urna morto e le due Madonne, la Dolorata e la Maddalena.